Continuare a fuggire. Arrenditi. Come ti azzardi a parlare così a un superiore? Porco schifoso. Di che mi accusano? Di tradimento. Ti insegnerò io come si deve. Thank you.
tempo, figlia, ma credo che non sia niente. È ferito. I soldati, papà, vengono ad ammazzarti. Calmati, ragazzo. Siamo amici. Lo hanno ucciso. Julie, nasconditi! Sono un bandito, voglio ammazzarti! Mi arrendo, non ne posso più. Bang! 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 Oh, Julie. È bello questo posto, mi piace. Che vuol dire, zio Klaus? Che la campana è la voce del Signore e che chi non la sente non deve entrare nel villaggio. Però la gente non lo ha capito bene e sparano su di essa attraverso le fessure delle tavole per farla suonare. Dammi la tua pistola, ci voglio provare. Ma sei pazzo, Johnny. Vuoi ammazzare qualcuno? Tu sapresti farlo, zio Klaus. Benone, formidabile. Oh, ma guarda che così mi soffochi. Nessuno spara come te, vero? Beh, una volta. Zio Klaus, quelli si ammazzano. Andiamo via, è meglio che non vediate. Sei matto, ragazzo? Che fai? Ci riesco. Non l'hai visto? Ce l'ho fatta a sparare. Ma dove l'hai presa? Beh, l'ho trovata. Mi insegnerai a sparare? Prima devi imparare che un uomo è un uomo quando usa la forza solo per difendersi e rispetta i diritti degli altri. Senza mirare, porta la canna in direzione del punto che devi colpire. La mira non serve a niente. Fa perdere tempo. E un decimo di secondo può significare la vita. La mano non deve andare più giù dell'anca. Lasciami provare. Così. Bang, 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 bang. Per l'ultima volta. Quando passerà la diligenza? Passerà tra 21 giorni.
Urgente, a Forte Garland. Tenente morto. Saluti. Johnny. Che cosa vi sembra, signori? Che si tratti senza dubbio di un maniaco omicida e che l'unico obiettivo della sua pistola siano le uniformi dei nostri uomini. Esatto. A causa di questa attenzione personale, ho deciso che dobbiamo rispondere personalmente. Mi perdoni, colonnello. Non le pare un po' assurdo e quasi ridicolo inviare l'esercito contro un solo uomo? Non ho detto di inviare l'esercito, ma uno dei nostri uomini con l'ordine di catturarlo. Non avrà più possibilità di uno sceriffo qualsiasi. Dipende da chi sarà quest'uomo. Hai in mente qualcuno? Sì. Il tenente Garringo. Signor tenente, il colonnello le vuole parlare. Colonnello? Voglio che vada ad arrestare quest'uomo. Che vada? E subito. Mi pare, colonnello, che lei dimentichi che mi trovo in stato di arresto e quindi non posso. Lasciamo stare. Bisogna metterlo nell'impossibilità di nuocere ancora. Ma voglio arrestarlo, non ucciderlo. Bene, colonnello, ma le ricordo che un assassino vivo è sempre un pericolo per la vita degli uomini onesti. Il mio ordine è quello di prenderlo. Morto soltanto in caso estremo. Però le ripeto che può rifiutare questa missione. Ho validi motivi per accettarla. Tra l'altro quello di ottenere la libertà. Provvisoria. Si intende, colonnello. Ho saputo che il tenente ucciso aveva rapporti con una donna che si chiama Sara. La troverà a Gollit, il posto dalla cui stazione proviene questo telegramma. Conosci l'uomo che ha mandato un messaggio come questo? No, signore. Era solo? Stava con altri tre. E di quei tre, non ne conosci nessun altro? No, signore. Sei sicuro? Sì, lo giuro. Ho detto la verità. Erano certamente forestieri. Va bene. Stanotte verrai al villaggio con me. Però, signore, io stanotte non posso lasciare il posto. Sono di turno. Invece lo farai. Dove sta Sara? Di sopra. Aspettami qui. Molto tempo. Un po'. Bevi, pago io. Ma se te ne vai, pagherai tu. Senti, dove credi di essere tu? Le domande le faccio solo io. E le risposte te le dà lui. Quest'imbecille fa lo spaccone. Fuori di qui. Sto cercando un uomo. E a me cosa importa? Non mi hai sentito? T'ho detto d'andartene. Conoscevi il tenente Johnson? Lasciami in pace. Rispondi, lo conoscevi? Sì, maledetto! E conosci anche quelli che lo hanno ammazzato? No, no, mille volte, no! Sicuro che non ne conosci nessuno? Me la pagherai. No, no, per pietà, non ne posso più.
Realmente non so gran cosa. Il tenente mi disse che aveva incontrato uno degli amici di un certo Johnny. Continua. Ti disse dove? Sì, sì. Qual è? Qual è? Quello di spalle. Lascia quest'uomo! Non immischiarti in questo! Dove stanno gli altri? Dove sta Johnny? Vedi quello che stai pagando, no? Bene, è solo una piccola parte. Ti impiccherò per aver assassinato un ufficiale dell'esercito. Però prima mi dirai dove sono i tuoi complici. Che ti fa venire in mente questa corda? Vieni. Che diavolo sei? Di che mi stai parlando? Ti rinfrescherò la memoria. Metti i piedi qui. Basta con gli scherzi. Vattene dalla mia terra. Non farmelo ripetere. Metti i piedi qui. E ora, hai capito a che mi riferisco? Io non so niente, parola! Dove stanno gli altri assassini? Io non so niente, non so niente! Rinfrescata la memoria? Io non so niente, te lo giuro, non so niente, te l'ho già detto. Va bene, ti dirò tutto, scioglimi!
Dove stanno? Non cercare di avvisarlo in qualche modo. Johnny ci aspetta dove t'ho detto. Che altro vuoi da me? Ora il tuo compagno confermerà ciò che mi hai detto su Johnny. Ti dispiacerà molto, se avrai menti. Non muovetevi! Sono io, Bill! Sta tranquillo! Chi viene con te? È un amico! Va bene! E questo chi è? Te l'ho già detto, è un amico. Sarà meglio che mi presenti da me stesso. Il mio nome è Garringo. E se vi interessa, sono tenente dell'esercito americano. E pertanto compagno di tutti quegli uomini che avete assassinato. Dove vi aspetta, Johnny? Domandalo a quella spia. Da me non caverai niente. Lo credi? Io non sarei tanto sicuro. Provaci. Butta la pistola. Voglio darti una possibilità. Come tu non hai fatto con loro. Butta la pistola. Ci accamperemo qui. Vuoi sciogliermi finalmente? Ti ho detto dove sta Johnny. Che altro vuoi sapere? Niente. Solo constatare se hai detto la verità.
Alza le mani. Sono disarmato. Oh, che volete in questa casa? Sono cambiato tanto in questi 4 anni. Johnny, che paura mi hai fatto, matto che sei. Ma sono tanto contenta. Avrò il diritto di abbracciarti, ragazzo mio. Non vedo l'ora. Quanto tempo è passato, Johnny? Cominciavo a temere che ti fosse successo qualche cosa. Arrivi in tempo per cenare con noi. Preparo tutto in un minuto. D'accordo. Ora berremo un certo vino che ho in serbo per le grandi occasioni. Hai fatto i capelli grigi, zio Klaus. Gli anni non passano invano. Sul serio? Sì. Sembra uno scherzo, eh? Un tipo come me. Ti hanno nominato sceriffo? Già. A Bells City è quasi una carica onorifica. È un posto molto tranquillo. Ma ora, parliamo di te. Ti fermerai con noi definitivamente? No. Forse solo per un paio di giorni. Aspetto certi amici. Ho detto loro di vederci qui. Avrei guadagnato molto denaro. Hai lavorato in qualche buon ranch, no? Sono sicura che non c'è un cowboy come te. Bene, zio Klaus. Mentre Julie continua a sparare domande, è possibile assaggiare quel tuo vino? Caffè. Andiamo via subito. Non sparare! Non sparare! Non sparare!
Salve, Bob. Salve, Julie. Dove sta il vecchio? Alludi a me per caso? Scusate, signor Klaus, non parlavo di voi. Vieni, vieni. Aiutami, la diligenza sta arrivando. Ma cos'è questo odore? Non sento niente di speciale. Hai forse messo l'acqua di Colonia. E con ciò? Di che ridere? Non avete mai odorato bene? Non arrabbiarti, Bob. Su quella diligenza c'è il nuovo dottore con la figlia e ho voluto dimostrare che qui, come da loro, ci sono veri signori. Ah, pensi che la figlia sia giovane e bella, eh? Come puzzi, figliolo. Bada che non ti vengano addosso le api, eh? La diligenza. Ah, sì? Dormiglione. Che ora è? Quasi le 10. Ah, Julie. È venuto qualcuno a cercare di me? No. È strano. Dovrebbero essere arrivati. Chi? Certi amici che sto aspettando. Te l'ho detto. Speriamo si siano perduti. Così ti terremo più a lungo con noi. Salve, Tom. Salve, Julie. Ho una fame. Buongiorno, signore e signori. Vi avverto che avete solo una mezz'ora per mangiare. Ah, grazie. Beh, andiamo. Non abbiamo molto tempo, però. Julie, e guardami. Almeno mi sazierò con gli occhi. Cambio i cavalli e sono da te. Sempre lo stesso, eh? Ehi, tu, Bob! Vieni. Vengo! Eccomi! Bene. Lei è il dottor Grayson? Sì, signore. Benvenuto a Bells City. Questa è mia figlia Nancy. Molto piacere, signorina. Dottore, se mi indica la sua carrozza, l'accompagnerò io. Ah, cerca la tua, Nancy. Con permesso. Grazie, signore. Klaus, sono lo sceriffo di Bells City, perciò se ha bisogno di qualche cosa... Ah. Sei tu che mandi questo puzzo? Sì, perché... Niente, caro, non c'è da arrabbiarsi. Questo è un paese libero. Signore, se non teme di sporcarsi, le dispiacerebbe portare i cavalli a bere. Mi permette? Le posso offrire un caffè? No, la ringrazio. E lasci la valigetta, posso portarla io. Ah, non sia mai. Anche qui sappiamo essere cavalieri. Lasci, le dico. Le ho detto di lasciarla. Oh! Mi lasci! Oh, che brutto! Mi lasci! Mi lasci! Oh, oh. Vede? È meglio che l'aiuti. Non mi tocchi, selvaggio! Oh, oh. È mio figlio John. Credo che a mia figlia non sarà facile abituarsi. Non credo. È coraggiosa. È molto lontano il villaggio. No, non molto. Ho scritto a un tal signor Potter e ci siamo accordati sulle condizioni. Vorrei comprare il suo ranch. Le ha detto niente, sceriffo? Non si fidi di Potter. Venderebbe per un dollaro la medicina che potrebbe salvargli la vita. Quando vuole andiamo. Cavaliere, le seccherebbe dare la biada ai cavalli. Al contrario, signore. Addio, ragazzo. Poi mi dirai di che marca è la colonia. Non farci caso. Fa piacere stare accanto ad uno che odora come te. Davvero, Julie? Mi è costata un dollaro la boccetta. Ah, sì?
Johnny, aiutaci. È uno dei tuoi amici? No. Che hai, Johnny? Voglio sapere chi è. Perché ti interessa tanto? Ti vedo molto preoccupato. Scansati. Chi ti ha colpito? Johnny! Aspetta, ti prego. Non vedi che quest'uomo non è ancora in condizione di parlare? Non ti mischiare. Lasciami. Voglio sapere chi ha ucciso i miei amici. Sei stato tu ad ammazzare i miei amici, sei stato tu! Johnny! Ma sei impazzito? Va via ora! Sta fuori da tutto questo. È un assassino. Ho trovato morto nel fiume uno dei miei compagni. E suppongo che abbia ucciso anche l'altro. Aspetta che possa risponderti. Johnny, non vedi che non può farlo? Non sei mai stato un vigliacco. Però quello che stai facendo ora... E va bene come vuoi. Forse hai ragione tu. Metteremo la cosa nelle mani di zio Klaus. È la legge, no? Ti serve altro? No, grazie. Ah. I miei rispetti alla legge. Così sia. Ragazzo magnifico, eh? Sì, magnifico. Però come amico. Damon è ancora qui? Damon? Sta fuori del villaggio. Niente di grave. No. Siamo vecchi amici. Damon me le suonò una volta da piccoli. Lui era più grande di me, ma ora l'ho dimenticato. Una bottiglia speciale. Certo, Johnny, vado a prenderla e bevitela tutta se vuoi. Come sta, dottore? Bene. Buonasera, signorina. La perdoni. Sa, non ha dimenticato stamattina. Posso invitarvi? Ah, sicuro. Si è sistemato bene? Niente affatto. Siamo dovuti andare ad abitare in albergo. Ma non ha comprato il ranch di quell'avaro di Potter? Avrei dovuto farlo. Ma pare che abbia cambiato idea. E così, il mio amico Potter non ha mantenuto la promessa. Lei lo conosce? Sì. Lo dicevo. Beh, noi siamo come di famiglia. Non posso rallegrarmi. Nancy, per favore. La lasci. Si è offesa. Mi dia il contratto. Lo avete fatto il contratto? Perché lo vuole? Signor Grayson, voglio dimostrarle la mia amicizia. Parlerò con il signor Potter e sono sicuro che saprò convincerlo. Crede davvero? Non sembra un tipo facile. Mi dia il contratto. Oh! Oh! Papà! Ah, Julie, che cosa è successo? Niente di grave. Vengo a chiamare il medico, però prima voglio parlare con te. Forse non ti senti bene? No, sto benone. Guarda, come una quercia. Eri appena uscito stamani, quando arrivò uno straniero. Era mal ridotto. In principio...
Ho sperato tanto che si rimettesse, però forse è peggio di quanto non pensassi. Perché non sei venuta prima? Hai ragione, però non potevo lasciarlo solo. Sta bene, avvisa il dottore. Ah, senti, papà, se vuoi parlare con quell'uomo, sarà meglio che aspetti domani, te ne prego. Posso sapere perché? Johnny, poco fa, voleva sapere qualcosa da lui. E ha perso il controllo. Non era certo il modo di comportarsi con uno in quelle condizioni. Ho capito. Senti, com'è questo straniero? Beh, è un uomo... giovane. Alto. Con gli occhi azzurri. Pare un vero... Che cosa pare, Julie? Pare un... Non pare niente! Ha! 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 Che vuoi? Chi ti ha dato il permesso di entrare? Non hai sentito? E per rendere formale l'accordo, firmiamo il presente documento in cui entrambe le parti dichiarano... Che diavolo è questo? Entrambe le parti dichiarano di essere d'accordo sulle condizioni. Vedi, caro Potter, siete d'accordo. E devi firmare qui. Io non firmo niente. Il mio ranch vale più del doppio. È un furto, un ricatto. E le minacce non ti serviranno a niente. E chi ha parlato di minacciarti? Non sono qui per questo. E perché allora? Per ucciderti. No, non puoi dire sul serio. Una volta morto, saprai se ho detto sul serio. Ah. Aspetta, aspetta. Ti farò mio socio. Ti darò la metà di quello che Grayson pagherà in più. Firma qui e basta. Devo farlo ora? Non ho la penna. Va bene questa? Ma... non ho neanche l'inchiostro. Io mi chiamo Klaus, amico. Mi chiamo Garringo. Sono un ufficiale. Ora state meglio. Comunque la mia casa è sempre a vostra disposizione. Spero di non avervi dato molto disturbo. Domani me ne andrò. Non è possibile. Il dottore ha detto che non dovete alzarvi per alcuni giorni. Si sa bene che i dottori ordinano soltanto cose impossibili. Quando sarete più forte, spero che abbiate la bontà di rispondere a una mia domanda. Potete farla, sceriffo. Mio figlio Johnny mi ha detto... Siete il padre di Johnny. Perché lo conoscete? Beh, direi... indirettamente. Che cosa vi ha detto? Che avevate assassinato un amico suo. Ma spero che sia un equivoco. Sì, deve essere un errore. Disgraziatamente non lo è, sceriffo. Che volete dire? Che ho ucciso i due uomini che Johnny aspettava. Vi confessate autore di quei delitti? Non avevo la forza, né la possibilità di inseguire quello che era legato. Non potevo che sparare o lasciarlo fuggire. Non fu certo bello. Sì, lo so, però sparai. Perché? Perché? Perché sparaste contro un uomo indifeso? Perché era un assassino. Che mai diede a qualcuno la possibilità di salvarsi.
Sapete, sceriffo, che pericolo è per la gente onesta avere un assassino in libertà? Dovete provare quello che dite. Johnny non ha rapporti con assassini. Mi dispiace parlarvi così, ma sono convinto che il vostro Johnny sia uno di loro. Forse il peggiore di tutti. Sono venuto per lui, signor Klaus, e lo arresterò. Anche io, come voi, rappresento la legge. No, non è possibile. Non è possibile. Deve esserci un errore. Johnny non è come dite. Non può esserlo. Fatelo fuggire o ditegli che sono venuto a prenderlo. Correrò il rischio. Ma non voglio ingannarvi. Voi come sceriffo siete la legge. Io ho levato Johnny e non ci posso credere. Ma se sarà necessario, spero di avere la forza di fare il mio dovere. Buonanotte. Mi dispiace. Buonanotte. Non lo hai visto? Per niente. Ha lasciato l'albergo nelle prime ore del mattino. Ha detto dove andava? No, ho domandato al saloon e allo spaccio, ma nessuno lo ha visto. Certo, ha lasciato il villaggio. Qualcosa di grave? No. Ma se lo vedi, digli che devo parlargli urgentemente. Guardate, sceriffo. Qual è la casa? Quella. Siamo quasi arrivati. Sarebbe stato meglio aspettare in albergo che il vecchio Potter avesse lasciato il ranch. Attento, se no può cadere. Manca molto? Un centinaio di metri. No, dico se mancano molti altri mobili. Abbiamo preso solo l'indispensabile. L'indispensabile? Qui staremo solo un paio di mesi. E così, tra due mesi dovrete fare un altro trasloco. Perché lo dici? Per niente, signorina. Per niente. Che cosa vuoi da me? Mi serve uno capace di uccidere quattro uomini prima che abbiano tempo di sparare. Hai fatto bene a pensare a me. Sono sempre lo stesso. Sicuro? Tu bevi troppo. Sciocchezze. Mai sono stato meglio di ora. Se vuoi, posso provartelo. Beh, quanti saremo? Noi tre, loro 12. Non sei istruito. Perciò ti faccio il conto io. 4 per 1. Proprio così. Ti fa bene l'alcol? Ti lascio. Chi sarà l'altro? Avvisa Fred. Vi aspetto al saloon fra 10 giorni, di notte. Senti, non dimentichi nulla? 3 parti, tanti dollari quanti non ne hai visti mai. E non posso sapere di che si tratta? L'importante lo sai. 4 per ognuno. Sarebbe più facile se fossimo in più. Ma saremmo in più a dividere, non ti pare? Gli altri dettagli verranno dopo. D'accordo, Johnny. Comandi tu. Avviserò Fred. Grazie per tanti giorni di pazienza. Non lo scorderò. Neanch'io. Non è la vita di Johnny che mi importa, Julie, ma quella di tanta gente innocente che corre pericolo finché lui è vivo. Mi dispiace. Per tuo padre e per te. Farò il possibile perché sia un tribunale a decidere.
Di più non posso chiederti. Guarda queste spalline. È come se fossero strappate da poco. Lo aspetteremo qui. Bells City è vicina. In un posto o in un altro inciamperemo lui. Sì, lo so. E mi duole condividere la vostra idea. Capisco che tutto lo accusa. Io vi prego soltanto di rendervi conto della situazione. Me ne rendo conto, sceriffo. Ma sono venuto per Johnny e lo arresterò. Sono io il responsabile di tutti i delitti che ha commesso. Perché? Conosco la storia. Johnny me l'ha raccontata. Il vostro Johnny è un pazzo che si sente forte soltanto con un'arma in mano. Gli ho insegnato io a sparare. Mi sembra ancora di vederlo. Era spaventato. Tremante. Fin da piccolo aveva il terrore della morte. La vide troppo presto e troppo vicina. Solo la sua terribile bravura con le armi gli riportò la fiducia. Sapete quando tornerà? Non lo so. Bene. Aspetterò. Cercate di tirarvi fuori da tutto questo. No. Non è voltando le spalle che si aggiustano le cose. C'è un solo posto per lui. Il carcere. E questo, nel migliore dei casi. Sentito la campana, sceriffo? L'ho sentita. Questo vuol dire che non dovremo andare via. Buongiorno, sceriffo. Buongiorno. Solo a lui, bellezza? Scusate, buongiorno a tutti. Così è meglio. Mi piace questo posto. Pensate di starci molto tempo? Siamo gente pacifica, sceriffo. Me lo auguro. Noi resteremo il tempo che vorremo. Non cercare lite, amico. Segui la tua strada. Per favore. Andate. Vi conviene. Andiamo, Peter. Non voglio guai. Non mi piacciono le minacce. Andiamo, Peter. Ci vedremo, amico. Volevi rovinare tutto? Non mi piace che mi parlino così. Comincio a stancarmi di farti da paglia. Puoi lasciarti anche ammazzare, ma solo alla fine di questa faccenda. Riconosci di aver barato? Sei pazzo, amico. Se così fosse, saresti morto. Nessuno può darmi del baro e chiedermi se lo sono. Ma ho vinto, il denaro è mio. Su questo sono d'accordo con te. Dammelo allora. È qui che non siamo più tanto d'accordo. Mi sono spiegato? Non t'arrabbiare, amico. Tu hai molta fortuna ed io ne ho poca. Il guaio è che io non mi adatto mai alla cattiva sorte. Dammi il mio denaro. Sta nel mio taschino. Prendilo tu stesso. Avanti, caro. Prendilo, non è difficile. Devi solo uccidermi prima.
Bravo ragazzo, eh? Non posso dirti altro. Damon abita lontano di qui. A un giorno di cammino. Senti, sai se Johnny disse che sarebbe tornato? Non ricordo se disse cose del genere, ma credo di sì. Arrivederci. Quanto ti devo? $45. Chi lo ha detto? Io l'ho detto. E il conto è chiarissimo. $5 per il whisky più quelli che hai rubato a quell'uomo. Sì, lo so. Lo so che devo prenderli io. È così. Non fare un passo di più. Lascia il denaro sul tavolo e vattene. Non è ancora nato l'uomo la cui vita valga più di $45. Nemmeno la tua. Smettila con tante chiacchiere. Prova a sparare. Non voglio approfittarmi del vantaggio. Al contrario. Non hai una sola possibilità. Mancano ancora i $5 del whisky. Stavolta te la sei cavata a buon mercato. Buonanotte, la posso aiutare? Grazie, non ho bisogno di nessun aiuto. Aspetta, dove vai? Mi lasci, mi fa male. Voglio solo dirti una parola. Le ripeto di lasciarmi. Noi non abbiamo proprio niente da dirci. Non sono dello stesso parere. La finisca, mi lasci andare, ho detto. Vieni qui. Devi essere più condiscendente con me. Non mi piacciono le donne scontrose. Mi lasci andare. No. Può andare, signorina. Ho capito. Però non mi piace lasciare le cose a metà. Quindi aspettami. Me la vedrò con te più tardi. Sono un gentiluomo. Prima le signore. Però se hai fretta. Perché mi hai seguito? Vengo ad arrestarti. Io ho altri progetti. Sceriffo, so che mi state cercando. Sì. Signor Harriman. Signor Harriman, vorrei sapere qualcosa di voi. Suppongo che siate al corrente di quello che è successo al vostro compagno. L'ho appena seppellito. Allora? Che ne pensate? Che se lo è meritato. Lo avevo avvertito 100 volte. Sì. E cosa siete venuto a fare in questo villaggio? Sceriffo, io non ho fatto niente. E non sono tenuto a rispondere alle vostre domande. Questo lo dite voi. Io qui sono la legge. Va bene, non spazientitemi. Lavoro per la legge anch'io.
In un certo senso. Che significa in un certo senso? Come vedrete, do la caccia ai delinquenti, anche se non in forma ufficiale, diciamo. Ho capito. Vi sentite nemico solo di quei delinquenti che abbiano una taglia sulla testa? Sicuro, sceriffo. Un mezzo onesto come qualsiasi altro di guadagnarsi la vita. Siete venuto a cercare qualcuno in particolare? Avete un interesse personale a saperlo? No. Comunque preferisco tenere riservata la cosa. Capite, sceriffo, il mio lavoro deve essere molto discreto. Una imprudenza e posso perdere un bel gruzzolo di dollari se un altro mi precede. Johnny! Che è successo, Julie? Perché sei tornato, Johnny? Forse ti dispiace vedervi adesso? Vieni, vieni qui ad abbracciarmi, a dirvi che sei contenta. Per favore, Johnny, devo parlarti. Garringo mi ha detto tutto. E chi è Garringo? Non arrabbiarti ancora, lo sai bene, Johnny. Quell'uomo che abbiamo soccorso. È qui? Da ieri è andato al villaggio. Ti sta aspettando, non andarci. Che ti ha raccontato? Cose che avrei preferito non sapere. Tu gli hai creduto? È un bugiardo, capisci? Te l'ho già detto. Ha ucciso due amici miei senza che potessero difendersi. Sei come un fratello per me. Ho paura. Vuole arrestarti perché... perché... per farti giudicare in tribunale. Non andare, ti prego. Nessuno mi impedirà di andare. Devo fare un regalo. Il primo vitello del tuo allevamento. Ma di, sei diventato matto. Che me ne faccio di questo insetto? Puoi nutrirlo e diventerà grande. Col biberon, certo. È molto carino. E mi piace ricevere regali. Davvero lo terrai? Perché lo hai fatto? Beh, veramente non te lo saprei dire. Stavo pensando a te e l'ho visto. Ciò che non so è dove potrò tenerlo finché non entreremo nel ranch. Nel granaio. È vero. È proprio carino. Su, cammina. Sei bravo. Obbedisci. Ecco. Muoviti. Così. Su. Andiamo, caro. Yippee! Johnny! Che vuoi? Mi hai molto deluso. Pensavo avessi più fantasia. E ce l'ho. Hai intenzione di morire? Non credo proprio che si debba ricorrere a simili estremi.
Sbrigati ad andartene. Non avrai altra possibilità. Sono dolente di contraddirti, ma devi venire con me. Non ho molta pazienza. Io sì. Ho passato molti giorni aspettandoti, Johnny. Va bene, rimandiamo ad un altro momento. No, ora. D'accordo. Finiamola subito. Scegli il posto in cui vuoi morire. La vuoi smettere, buffone? Non hai una sola possibilità di salvarti. No! Fermo, Johnny. Attento, vecchio. Posso stenderti nonostante il vantaggio. Fallo, Johnny. Per me sarebbe un sollievo. Preferisco mille volte la morte piuttosto che vederti così. Smettila, se no mi obblighi ad ucciderti. Dammi le pistole. Dammele. Non ci provare. Non ci provare. Dammele. E sta bene, vecchio. Per ricordo dei bei tempi. Che vuoi da me? Il tenente Garringo. Capisci adesso? Compagno di quegli uomini che tu hai assassinato. Ho dato loro le possibilità di difendersi che dettero a mio padre. Nessuna. Capisci? Nessuna. Capisci? Capisci? Ma sei pazzo, Johnny. Sceriffo, tornerò più tardi. Garringo! A quanto pare, Julie, devo aver combinato qualche guaio. Il solo guaio è d'averti considerato un figlio. Lo so. Eri un ragazzo quando qui, in questa stessa via, uccisero un uomo. Lo ricordi? Sì. Mi dicesti, devi insegnarmi a sparare. E io ti insegnai. Sì. Sei opera mia, Johnny. Ti senti responsabile, non è vero? Sì. Credo che ci conosciamo. Posso? Prego. Ti chiami Damon, è vero? Tranquilli, non sono un poliziotto. Come mi conosci? Sei un ricercato. Sulla tua testa c'è una taglia. Siediti. Offrono una miseria. Purtroppo. Lasciaci in pace, allora. Siete amici di Johnny, vero? Con ciò? So che è in carcere. E anche io voglio che esca. E perché mai? Motivi particolari. Se volete aiutarlo, ascoltatemi. Thank you.
Fermo, sceriffo. Non andate alla porta. Può essere una trappola. Quell'uomo è ferito. Vado a vedere che succede. Voi copritemi le spalle. Sceriffo! Butta la pistola se vuoi restare vivo. Tu, vieni fuori! No, Garringo! Butta le pistole! E ora libera il prigioniero. Fermo! Ve l'ordino! Andiamo. Libera il prigioniero. O te ne pentirai. Hai sentito? Riposiamoci un poco. Buttalo giù. Un uomo duro, eh? Lo lasceremo qui, Johnny. Voglio che veda una cosa. Gli servono prove per condannarmi e gliele voglio dare. Stanco, Garringo? Tu mi hai insegnato il gioco. Che faresti se ti sciogliessi? Ti manca il coraggio, Johnny. Sei solo un vigliacco. Dato che sei un militare, mi sarebbe piaciuto darti la possibilità di difenderti. Benché il risultato sarebbe stato lo stesso. Ti credi superiore, eh? Questo ti dà forza. Conosco la tua storia. Tenente, potresti essere punito per colpa nostra e mi si spezza il cuore.
Forse ti piacerebbe scappare, non è vero? Guarda, Johnny, oro! È più di quanto credevamo. Non mi hai sentito? Vattene. Che aspetti? Non ti fidi? Prendi un cavallo. Vattene. Salute. Qui ce n'è per tutti i gusti. Per te. E per te. Eravamo d'accordo di fare tre parti. E tre ne abbiamo fatte. La sola differenza è che non sono uguali. Questo è un bello scherzo, però è meglio capirsi subito. Demon. Spiegaglielo tu, se hai capito. Con me non ci sono problemi, Johnny. Io sono d'accordo. Ma io no. Butta giù il denaro e alza le mani. Questo non è giusto. Mi stai obbligando ad ammazzarti. Non credo che ci riusciresti. Va bene. Non discutiamo. Hai ragione. Allontanati dal sacco. Demon, se non sei d'accordo, dimmelo. Già te l'ho detto, Johnny. Per me sta bene così. Bene. Il posto peggiore è quello che si vede per l'ultima volta. Hai ragione. È così, Johnny. Prenditi un cavallo. Puoi andare. Il nostro accordo è finito. Buona fortuna.
tenente. So dove trovarlo, ma in cambio della taglia. Johnny! Ti do 10 secondi per buttare le armi. Ascolta, Garringo! Anch'io voglio darti 10 secondi per scegliere il posto in cui vuoi morire. Ti fai vedere? È pazzo. Non ha nessuna possibilità contro di te. Ora ti darò il modo di prenderti tutta la taglia. Può andare lontano, è ferito. Il solo posto per lui è Bell's City. Lo so. Mi spiace, però andrò solo. Non ti servo più. Come credi di impedirmelo? Non mi piacerebbe doverti ammazzare. Butta la pistola. Sì. Qualcuno ti ha tagliato le unghie, vero Johnny? Dove preferisci morire, Johnny? Qui stesso? O un poco più in là? Avanti, su, scegli. Ti darò la stessa possibilità che hai dato a tutti gli altri. No, no, demone, non lo fare. Ascolta, ti dirò dove è il denaro. Però non sparare! Non sparare, demon! Sta nella cava. Puoi prenderlo tutto. Io non voglio niente. Tutto per te, demon. Tutto per te. Prenditelo. No, 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 non sparare. Aspetta, aspetta, demon. Aspetta! No, 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 demon. No, demon. No, 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 non sparare, demon. Demon, demon. No, no. Non sparare! Non sparare! Non sparare! No! Non devo! No, non sparare! No. Fermo!
Mi dispiace. Lo so.